Caro, è ora. Oh, di fare cosa? Dai, su, alzati, andiamo a fare la spesa. Oh no, ah, ho un dolore qui. Andiamo all'Ikea. Oh, che mal di pancia. Dai, su, sveglia, dai. Alzarsi, domenica dobbiamo produrre. Senti, devo dirti una cosa che non ho mai detto. Sentiamo. Soffro di anedonia. Ho la cura. Ah, sei pronto alla terapia delle scarpe? No. Mi è passata. Ciao, sono Michele Mezzalotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube, su Instagram, perché credo su Threads. Vabbè, sul nuovo social. Sono anche lì, non so per quanto. Però mi sto divertendo. Perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di anedonia e in particolare dei 10 segni che soffri di anedonia. Che cos'è l'anedonia? È l'incapacità di provare piacere. Parola coniata da Ribot, lo psicologo, che definisce come l'incapacità patologica di percepire piacere in ogni sua forma. Quindi prova a chiederti che cos'è per me il piacere. Se non riesci a provare quel tipo di piacere, di quella risposta, soffri di anedonia, perché il piacere è anche una dimensione molto personale, come ci ricorda papà Sigmund Freud. L'incapacità di provare piacere può essere anche causata da patologie mediche, come l'ipotiroidismo o il Parkinson, o psicologiche, depressione, psicosi, schizofrenia, disturbo post-traumatico da stress o trauma. Una ferita in generale può farci chiudere, ci può ghiacciare e possiamo cominciare a soffrire di anedonia, che è diversa dall'apatia, non ho voglia di fare niente, che è diversa dall'abulia, non riesco a prendere decisioni. L'anedonia è collegata direttamente alla dimensione del piacere. Soffriamo di anedonia se proviamo rabbia nei confronti degli stimoli che ci potrebbero procurare piacere o riguardo tutto ciò che è incastonato nel complesso del desiderio. Se qualcuno mi pungola sul desiderio, se qualcuno mi offre qualcosa che mi può far provare piacere, mi incazzo, mi infastidisco. Malinconia e tristezza, se sento una grande malinconia e tristezza che mi tappano, che tappano la mia possibilità di provare piacere, significa che soffro di anedonia. Se provo indifferenza nei confronti di delle dinamiche del piacere, se provo indifferenza per i piaceri della vita, anche quelli basici, il mangiare, il fare sesso, ascoltare la musica, se non riesco a provare piacere in queste azioni basic, significa che soffro di anedonia. Isolamento. Se soffro di anedonia, tenderò a isolarmi perché la relazione potrebbe procurarmi piacere, potrebbe indurmi anche della dopamina. La relazione induce dopamina, induce piacere. Quindi io mi voglio ritirare da quel piacere perché non riesco a sopportarlo in quel momento della mia vita. Se ho voglia di non so che, se sento una voglia di qualcosa ma non riesco a capire bene che cosa, se sono inconsapevole del mio desiderio, inconsapevole di ciò che potrebbe procurarmi piacere, è possibile che soffri di anedonia, perché l'anedonia si manifesta anche con l'inconsapevolezza nel sapere ciò che potrebbe farmi piacere, darmi piacere. Assenza di desideri e di obiettivi. Il raggiungimento dell'obiettivo mi procura dopamina, piacere. Il raggiungimento di un desiderio, il tendere a un desiderio mi rende felice, mi dà piacere. E quindi se io non riesco a capire che cosa voglio, se non riesco a definire qual è un mio desiderio, se non riesco a definire quali sono i miei obiettivi nella vita, provo a farti questa domanda, è possibile che soffra di anedonia. La stessa cosa vale per i valori, se non ho valori interiori non so come prendere scelte, non so su cosa basare le mie scelte. Se io rispetto i miei valori interiori, provo piacere. Se io non rispetto i miei valori interiori o se non so quali sono, non provo piacere e quindi potrebbe essere connesso all'anedonia. Più ho ansia, più ho panico, più mi allontano dal piacere, perché l'ansia è controllo, è compromesso, è mancanza di libertà e quindi sono tutte dinamiche che mi privano della dimensione del piacere, che è una dimensione dionisiaca, aperta, di apertura, di lasciarsi andare. Una dimensione che non fa compromessi, una dimensione che è aderente alla naturalità della psiche e non all'artificialità. Anorgasmia.
anedonia. Se soffre di anorgasmia, sia l'uomo che la donna. La donna non riesce a raggiungere un orgasmo, invece l'uomo o non raggiunge l'eiaculazione oppure la raggiunge ma non prova piacere, non prova quelle sensazioni di piacere, e accade a molti uomini. Può darsi che ci sia anedonia, perché c'è proprio una mancanza di contatto con il piacere. La sessualità, in fin dei conti, è proprio la ricerca del piacere reciproco. Insieme cerchiamo il piacere, e se non ci riesco, significa che c'è anedonia. E infine, accadrà in futuro, se la mia ricerca del piacere è rimandata, quasi procrastinata, sì, vabbè, vedremo in futuro cosa accadrà, sicuramente andrà meglio. Se la posticipiamo sempre, se non ci concentriamo a cercarla qui, nel qui ed ora, nel presente, significa che ci potrebbe essere anedonia. Questi sono 10 alcuni segni, sintomi che possono costellare la dinamica dell'anedonia, ovvero dell'incapacità di provare piacere. Ma perché? Qual è la finalità psichica dell'incapacità del provare piacere? Perché mi rendo incapace? Perché sono incapace? Qual è il fine? Se io metto da parte la dinamica del piacere, metto da parte qualcosa che dentro mi sconvolge, e quindi magari ho bisogno di un periodo di ristrutturazione interiore prima di tuffarmi di nuovo all'interno del caos del piacere. Quindi è una sorta di forma protettiva della psiche che ci sta proteggendo da un mondo che percepisco come minaccioso, perché forse non mi sento in grado di affrontarlo, perché mi fa male, o perché ho provato dolore nel provare piacere subito dopo che ho provato piacere, e quindi mi impedisco di provare altro dolore. Il piacere ci fa perdere il lume del controllo, il lume della ragione, ci fa perdere le redini, ci fa perdere le redini della coscienza, perché piacere è Dioniso, ci fa disgregare, disperdere, e non sempre siamo disposti a disgregare la psiche pur di provare piacere. Se ti è piaciuto il video, se hai deciso di provare piacere attraverso un orgasmo, attraverso un cibo, attraverso una canzone, una musica o attraverso un video del Dottor Mezzanotte, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con chi ti fa orgasmare e questa è bella, e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Qual è la canzone che in questo periodo vi fa orgasmare di più? Ci sono certe canzoni proprio da orgasmo che tu più le senti ad alto volume più ti riempiono le orecchie, ti riempiono dentro. Qual è la vostra in questo periodo? Scrivete, scrivete, che sono curioso di ascoltarle.